dalla velocista che fa paura a tutto il gruppo. Sara Spinelli, infatti la vediamo qui con questo sorriso che fa proprio paura. Ciao Sara! Ciao! Ecco, ha accettato, nonostante un pochino di timidezza, e essa la prima anche lei, come tutte le altre, un po' alla prima intervista, però in diretta, ma non si poteva far a meno di intervistarla dopo la vittoria di domenica. Com'è andata domenica? Raccontaci un attimo, io ho visto il video, strepitosa, alla Mario Cipollini. Sì, domenica avevo già corso lì l'anno scorso. Però diciamo che era andata peggio e invece quest'anno ce l'ho fatta vincere, il circuito era bellino, quindi sì. Ecco, come hai studiato la volata, perché poi si entrerà anche nel tatticismo di quei velociste che è interessante da affrontare, però come l'hai studiata questo ultimo chilometro per vincere anche in maniera agevole come poi è stato? Visto che erano tante della Bici Festival e no, cioè, non eravamo tantissime invece, praticamente hanno fatto la gara loro e quindi mi sono messa a ruota di Emma Vannuzzo e niente, ho fatto la volata e poi sono uscita da lei e ho preso la testa. Ecco, Emma Vannuzzo, che l'abbiamo intervistata la settimana scorsa, che dichiarò tatticamente sono una ciucciarote. Però a questo punto io mi domando, chi è la più ciucciarote fra la Vannuzzo e la Spinelli? È una bella sfida. Ma poi insomma ce ne sono di avversarie, no? Che aspettano l'ultimo chilometro per disputare la volata. Quali sono quelle più veloci secondo te? Qual è che ti danno più, che ti creano più fastidio in volata? Cioè ultimamente sono abbastanza, cioè siamo in tanti, comunque arriviamo sempre lì. Quindi bisogna stare attenti un po' a tutte alla fine. Poi c'è quelle che provano gli ultimi chilometri, quindi bisogna stare davanti. Insomma, diciamo che da quello che mi fai capire che la Bici Festival ha provato intanto a toglierti dalle ruote cercando la fuga. Sì, quello. Te sì. Però hai preso la ruota della Vannuzzo, che è una temibile velocista quanto te. Poi ce ne sono anche altre, come dici, e poi alla fine, insomma, ti sei messa nella posizione ideale per scatenare lo sprint. Ma che tipo di velocista sei, secondo te? Mi piacciono le volate lunghe, quelle corte no, perché preferisco, cioè, i rettilinei, quelli lunghi, dritti. Diciamo anche a Ponte Egola, che fu poi la tua prima vittoria, no? Quest'anno. Sì. Anche lì il rettilineo lungo, vento, e anche lì hai vinto abbastanza agevole, nonostante tante avversarie alla ruota. Quindi sì. Non sei una velocista, diciamo, degli ultimi 20 metri, ma se è una velocista allora alla Cipollini, cioè la volata lunga. E c'è un momento di lì, eccola che arriva. Mi senti, Sara? Sì. Ecco, dico, quindi se ti piace la volata lunga sei un po', per fare un paragone, alla Cipollini e non alla Cavendish che aspetta gli ultimi 10 metri. Sì. Quindi ecco che sei, che perché fai paura, perché sei una che parte lungo e difficilmente poi ti si rimonta. Tant'è che l'anno scorso io, quando hai vinto, cioè l'anno scorso Sara era esordiente di primo anno
e nonostante questo ha messo in carniera le sue belle tre vittorie, una delle quali ha beffato niente poco di meno che una super big, Linda Sanarini, no? E anche in quel caso lì io andai a intervistare, diciamo privatamente, Linda, gli chiesi com'era riuscita questa Spinelli a batterla. Lei mi disse: ma ha preso la rosa e poi ha giocato bene le sue carte e mi ha battuto. Eh sì. Insomma, ecco, ma questa esperienza, perché te mi sembra, sei già sei esordiente, secondo anno, c'è già questa esperienza di velocista, ma chi te l'ha insegnata? Da dove l'hai imparata questa strategia di vincere le volate? No, cioè mi allenavo sempre nei circuiti alla fine, quindi cioè, c'erano i pezzettini dove facevamo sempre le volate lunghe. E io mi divertivo insomma a farle con i miei compagni. Quindi mi è sempre piaciuta la volata, diciamo. Quindi allenandoti a fare le volate nei circuiti hai trovato quella che era la tua misura. Allora, Sara c'ha un background importante perché credo che lei di nascita sia pistoiese, no? Anche se corre per la famosa squadra ciclistica Samignato Santa Croce che sono Pisani. E ha iniziato a correre in una gloriosa società, tant'è che io prima di iniziare gli ho detto: con questa squadra io ho dei denti avvelenati perché mi battevano sempre. È il gruppo sportivo Pozzarello. So, ai tempi mia, maglia rossa con delle righine gialle, non so se ora sarà cambiato il colore sociale della squadra, però questa era una squadra che ci tengo a rammentare degli avversari che mi hanno fatto soffrire tanto, insomma. C'era un certo Bini e Walter Paoletti che andavano veramente forte, poi Di Bartolomei, insomma, è una società che ha lanciato grandi corridori, da cui ha preso il via anche Sara Spinelli. Com'è che ha iniziato a fare la ciclista e com'è che sei approdata al Pozzarello? Cioè, già da piccola mi piaceva andare in bici, infatti ho imparato tipo a 3 anni e poi dopo cioè, anche i miei cugini corrono, quindi ho visto loro e ho iniziato a farlo diciamo proprio come sport. E poi il Pozzarello era la squadra dove correva anche mio babbo, mio zio, quindi... Anche lui è uno di quelli che mi faceva. No, è più giovane di me, tuo babbo, però tuo babbo è più giovane. E quindi sei entrata nella famosa Pozzarello maglia rossa, penso. Sì. E da allora hai iniziato proprio in G1, mi dicevi, quindi hai iniziato, diciamo, nella prima categoria, insomma, è la G0, però insomma la G1 è già un pochino. Com'è la categoria G1 per voi ragazzine? È competitiva oppure si va a correre per vincere o si va a correre per divertirsi e mangiare un bel gelato? No, cioè fino a G anche 3 o 4, non mi ricordo neanche tanto, però praticamente cioè, andavamo per divertirci così. Non è che ci allenavamo tanto, diciamo. Allenamento no, però alle gare si fa Alle passare la. Ah, gare, con i maschi anche da piccola c'era quella di fare la volatina sempre alla fine, però diciamo che non era niente di serio. non era, diciamo, la priorità non era. Io però, dovete sapere, cari amici che mi seguite, in questa trasmissione, che io Sara l'ho conosciuta, è una vecchia amica, lei, non guardate che ha 14 anni, ma io la conosco e non sapevo che era lei, perché in una gara a San Pierino che organizzava con
qui la ciclistica empolese con l'amico Kitty. Vidi questa ragazzina in G3 che dava battaglia e metteva in difficoltà tutto il resto del gruppo, no? Tant'è che dopo l'arrivo mi sgattaiolò, andò via, ma io gli andai dietro, la raggiunsi, si era già da buona velocista, già che era anche a quel tempo, si era già cambiata. Io chiesi alla famiglia se gli potevo fare una foto. E lei si rimise tutta vestita per benino, con tanto del cari, il casco. E magari ora te non ti ricorderai questo fatto, però il babbo se l'è ricordato. Sì, anch'io mi ricordo. E io gli dissi alla famiglia: vedete che questa ragazzina si sentirà ancora lamentare. E diciamo che ci ho visto lungo, però in quella gara era, insomma, sei stata quella che ha fatto il Java da 4 e insomma eccola qua, che adesso comincia a essere esordiente di secondo anno. E però, nonostante che tutti quest'anno aspettassero, come sta avvenendo, insomma, la sua supremazia nelle volate, perché tutti hanno paura di lei, ha istentato un attimino a vincere. Come mai? Ma perché quest'anno combina sempre qualcosa, a parte quello. Però poi quando ci sono i circuiti un po' più tecnici, diciamo, e le curve prima delle volate, non è che mi piacciono tanto. Quindi non sono riuscita bene a, diciamo, cogliere le vittorie. Però speriamo Sì, di ma questo. rimetterci. Questa dichiarazione aiuta un po' l'avversario, perché ora magari ci fanno mettere qualche curva in più all'arrivi, no? No, ma ora mi alleno. Quindi, diciamo, hai capito quali sono le tue difficoltà e le stai affrontando. Allora, se hai capito che nelle volate, quando c'è un chilometro, la corsa è finita prima di partire, però anche per il resto, Sara sta prendendo le misure, sta cercando di migliorarsi. E come fai, ecco, a migliorare questo aspetto delle curve? Sei un po' paurosa? Non mi sembrerebbe, perché io ti ho visto gareggiare anche a Ponta Egola, mi sembri padrona della bici, sai stare bene lì nel mezzo, guardi davanti, guardi di dietro, sei una furbetta. Come mai queste curve ti fanno paura? Cioè, eccola, non so se hai sentito la domanda, Sara. Curve magari che vogliono prenderla tutte prime, lì è un po' più difficile la cosa magari, però è più una cosa in realtà su cui comunque se prendi la ruota giusta non fa tanta differenza, quindi devi, diciamo, stare davanti quando ci sono queste curve e prendere davanti. Ho capito, mi sembra di aver capito che comunque la difficoltà è che quando c'è questi percorsi tortuosi non è sempre facile stare nelle prime tre o quattro posizioni, anche perché nelle vostre categorie si parla di gioco di squadra, ma non è che c'è la gregaria che ti tira la volata, no? Come funziona un po' l'ultimo chilometro? Alcune squadre che hanno magari più atlete, diciamo, che comunque un po' si aiutano, però alla fine ognuno è per sé, cioè chi ce la fa. Insomma, è così, deve essere. No, Sara, ognuno deve giocare le proprie carte. Sì. Senti, ma e ora le prossime non bisogna dimenticare, prima di passare al futuro, che dopo il Pozzerello, nella G2, sarà passata un'altra squadra pistoiese, se non erro, che è Vianova. Ecco,
Com'è stata la tua esperienza in questa squadra dove sei cresciuta dalla G2 fino alla G6, dove io ti ho conosciuto e dove ho visto anche sabato a Calcinaia il bel gazebo della Vianova con insomma, i tuoi atleti maschi e femmine che hanno fatto le sue belle gare, eccetera. Insomma, com'è stata l'esperienza in questa squadra? No, è stato bello, poi man mano arrivavano anche nuovi bimbi, compagni, e poi avevo anche degli allenatori con cui mi allenavo anche solo io. Quindi, Che ecco, quindi. quindi già ci avevi il personal trainer nelle categorie G. Andrea, sì. Ecco, e lui come si svolgevano questi allenamenti con il DS Andrea? Vabbè, in realtà poi partivamo tutti insieme all'inizio, però poi rimanevo da sola e quindi poi veniva lui, mi tirava i giri e io facevo le volate. Quindi faceva da gregario in allenamento. Sì. Quindi da lì hai capito dove qual era il metraggio giusto per uscire a testa bassa e arrivare fino all'arrivo. Quindi devi tanto a questa squadra, a questo allenatore e a tutte le persone. Chi è che vuoi ringraziare? Della Vianova. Vabbè, un po' tutti in generale alla fine. Andrea, l'altro Andrea. Poi, vabbè, Pinze e tutti, anche i compagni. E senti, e poi com'è avvenuta questo passaggio alla ciclistica Samignato-Santa Croce. Insomma, io so che il Biagini ha l'occhio lungo. Com'è avvenuta la trattativa, il corteggiamento, il convincimento? Allora, all'inizio non mi conoscevano tanto, poi da quando hanno organizzato una gara a Ponte Aigola sempre, avevo vinto da sola e quindi lì mi hanno visto un po' e hanno iniziato, diciamo, a cercarmi e poi dopo alle gare mi venivano a salutare così. Quindi dopo poi ci siamo sentiti col babbo. Quindi E siamo stati le due squadre e poi dopo. sono arrivati dopo di me, però No. anche loro hanno visto subito che questa ragazzina non bisognava lasciarsela scappare. Sì. No, anche lì è una bella organizzazione, diciamo che c'è, loro hanno in gestione questa bella pista, diciamo, questa pista ciclabile lì a Casabonello, dove hanno la sede, dove c'è un bel circuito chiuso al traffico, quindi ragazzini e ragazzine si possono allenare, e neanche tu usufruivi di questo percorso chiuso Sì. tuttora, o come funzionano i tuoi allenamenti? Sì, anche adesso a volte ci alleniamo lì sempre per allenare le volate, gli scatti, e invece a volte usciamo per fare più distanza. E anche lì non è che ti manchino gli esperti, perché ricordiamolo, alla ciclistica Samignato c'è una certa Fabiana Luperini, poi c'è anche il genero di Biagini, che è anche lui un ex ciclista professionista. Ecco, chi è il tuo allenatore quest'anno che ti ha presa sotto controllo? Cioè, vabbè, c'è Fabiana che dalle direttive, diciamo, dall'ammiraglia, e poi con noi in bici a volte viene Adriano e quindi stiamo con lui. Oppure alla fine faccio da sola. Insomma, sei circondata bene da persone esperte che sanno cos'è il ciclismo, no? Cosa vuol Eh dire sì. per te avere una DS come Fabiana Luperini che ha dominato il mondo intero
Tour de France, Giri d'Italia, è stata, diciamo, la più amata dagli italiani in quel momento, no? Sì, che c'è quando mi allena lei. C'è un momento So di. che le cose È caduto. Stai andando. Stai arrivando un pochino a singhiozzo con la linea e non si è sentito bene, però bene, questo. quindi faccio quello che mi dice e poi almeno ottengo i risultati. Ma infatti l'ho incrociata e purtroppo le linee sono un pochino lente, allora infatti Fabiana l'ho incrociata quando tu hai vinto, gli ho fatto complimenti, è contenta, insomma, come se avesse vinto lei un Tour de France dei suoi tempi, insomma, no? Che rapporto c'è fra voi due? Siamo molto simili anche caratterialmente, quindi andiamo d'accordo. Anche senza parlare, diciamo che ci capiamo. Quindi. Ecco, perché io non la conosco tanto bene, però mi sembra una tipa abbastanza chiusa, Fabiana. Non parla tanto. E anche Sara è così? Però mi sembra, senza nulla togliere a Fabiana, che Sara ha un sorriso un pochino più splendente, almeno ora come ora. E va bene, comunque stai crescendo con persone valide, serie, professionali che senz'altro ti saranno d'aiuto. Come lo vedi quest'anno? Esordiente di secondo anno, c'è stato, si ritorna alla vittoria, alla grande. Come la vedi questa stagione? Quali risultati ti sei proposta di ottenere? Vabbè, voglio vincere le gare, altre gare, perché per ora siamo un po', diciamo, possiamo migliorare. E poi tra un po' ci sarà il Toscano, quindi quello è il prossimo obiettivo. Quando c'è il campionato toscano? Il 5 giugno, penso. E dove si disputerà quest'anno? A Calci. Calci, calci, calci. Com'è l'arrivo? Si sa già com'è anche l'arrivo? O si deve far cambiare percorso? Anche perché calci, se non sbaglio, insomma, lì sei nel paese di Fabiana, no? Quindi, Il percorso era, non lo so tanto bene, però vedremo. insomma, anche perché negli esordienti non è che ci possano mettere il Montesera da calci, qualche strappetto No. sì, però ecco, Sara, come se la cava sulle salite secondo la tua poca esperienza che hai avuto fino ad oggi? Cioè, allora, l'anno scorso non era un granché, diciamo. Perché non le avevo mai fatte, avevo iniziato l'anno scorso appunto, perché da giovanissima non. Salite sono proibite. Esatto, e quindi poi ora quest'anno secondo me vado meglio, ancora non c'è stata tante occasioni di confronto perché in salita non ne abbiamo praticamente fatte quasi nessuna, e quindi però secondo me quest'anno sono più competitiva. Ti senti più pronta, quindi ti sei allenata anche in salita, poi con l'allenatrice esperta sulle salite come Fabiana, ci mancherebbe. E quindi Esatto. l'appuntamento è fra poco, quindi fra meno di 10 giorni sotto il Monteserra per il titolo toscano. E quello è già un bel titolo. E poi l'italiano, il famoso italiano che tutte voi aspettate a occhi aperti, a occhi chiusi, quando ci sarà e dove sarà, se sai già. Allora, è a Boario Terme e a luglio, no, non mi ricordo tipo se era l'11, una cosa del genere, però sì, è a luglio e quindi Quindi niente. niente Chianciano ma Boario.
Perché quell'arrivetto di Chianciano poteva essere anche ottimo per te, no? Leggera salita, un bel rettilineo. Però insomma, puntiamoci. Intanto puntiamo a questa maglia toscana, che sarebbe importante arrivare all'italiano con la maglia di campionessa toscana. Eh sì. Infatti. E poi vedremo il da farsi. E mentre questo ciclismo femminile, tu come lo vivi, come lo vedi? Ti piace così Certo. com'è? Ci sarebbe bisogno di qualche miglioramento? Rispetto magari ai maschi, ci sono meno corse, quindi è anche un po' più impegnativo perché dobbiamo sempre fare un po' di viaggio, però comunque rispetto agli scorsi anni sta sempre più crescendo, quindi sono contenta. Senti, ma a proposito di maschi, ma si sa che nelle categorie giovanissime correte insieme, poi per un fatto fisiologico il maschio acquisisce un pochino più potenza della femmina e quindi le strade si dividono, ma ci potrebbe essere, secondo te, si potrebbe fare qualche gara mista sempre senza i 2 anni? Perché se no poi i maschietti dicono ma hanno 2 anni di più, vengono a correre con noi, sono già delle donnine. Te la sentiresti di partecipare a una gara esordienti testa a testa oppure ancora no? Cioè, loro sono più forti secondo me, quindi è un po' non molto pari la cosa, però secondo me è più stimolante perché ti impegni di più e per riuscire a far bene devi dare il massimo perché lì siete proprio. Quindi emotivamente ti piacerebbe, però come si sa il regolamento e non a caso è stato fatto che le ragazze possano correre, però devono avere 2 anni di più, quindi le allieve possono correre con ragazzi esordienti, no? Quindi per non sforzare troppo le ragazze, perché si sa che le ragazze sono più concentrate, più convinte dei maschietti ultimamente, si impegnano di più e per non farle sforzare troppo è giusto che ci sia questi anni di differenza, ma cosa succede quando un'allieva va a correre con le esordienti, che tu sappia? Cioè, bisogna vedere anche un po' come va questa ragazza. Però alla fine in realtà il livello siamo più o meno lì, anche se cioè, è più grande. Di solito non ce la fanno mai a vincere, comunque, perché i maschi sono più forti. I maschi sono più forti. E va bene, giustamente non c'è da fare un paragone, ecco, e alzo proprio le mani, non è che volessi fare un paragone tra maschi e femmine, ma si sa benissimo che il maschio, la femmina deve correre da sola e il maschio da solo, per svariati motivi. Senti, io ho parlato in questi giorni e poi farò un articolo. E ti ho chiesto a Linda Sanarini di raccontarmi l'esperienza che ha vissuto in questo giro a tappe che ha fatto all'estero. Ora non svelerò quello che lei mi ha detto perché lo devo comporre e gli farò qualche altra domanda, però è rimasta entusiasta di questa trasferta all'estero con la rappresentativa, insomma. Secondo te sarebbe importante anche per voi ragazze esordienti fare qualche confronto con con le straniere? O per ora, come la pensi? Secondo me sì, perché comunque anche iniziare già da adesso qualche volta, se si organizza comunque
con quelle magari che si vede più valide, sarebbe bello, così vedi anche il livello delle altre. Ecco, io vedo voi ragazze, siete sempre pronte alla battaglia, non vi tirate mai indietro, se c'è da correre con le straniere, si va a correre con le straniere, con maschi si corre con maschi. Io sono convinto che se vi facessero partire con professionisti, correreste anche insieme a professionisti. Ma com'è questa caratteristica di voi femminucce, femmine, no femminucce, donne, ragazze, che siete così determinate in uno sport difficile come il ciclismo? Boh, secondo me anche già chi sceglie di fare questo sport cioè è più determinato rispetto ad altre persone, perché si sa che si dura tanta fatica e quindi se vuoi farlo bene devi impegnarti. E quindi avete, vuoi dire, insomma, chi le ragazze che si avvicinano al ciclismo è perché hanno qualcosa in più, nel senso che femminili, perché io vi vedo tutte belline, tutte già ancora che incominciate a crescere, tutte fighette, però poi quando sono tutte truccate prima della partenza, però in bici poi sono problemi, no? Com'è stare in gruppo in un gruppo di esordienti che tutte vogliono vincere, tutte vogliono andare, tutte vi vogliono arrivare prima, attaccano, contrattaccano. A parte che più o meno poi ci conosciamo tutte alla fine, quindi parliamo anche a volte, però diciamo che siamo molto, cioè, competitive. Perché io ho visto anche a Pontegola, mi sono intrafolato lì con voi, no? Ho fatto anche la foto a te e l'ho fatta anche alle altre. Ho visto che siete schierate proprio in orizzontale, no? C'era le panterine della W2, poi c'era, cioè, tutte le squadre, tutte schierate, pronte alla battaglia, e poi in fondo c'era Sara Spinelli. Sì. Solitaria, zitta zitta, concentrata per come l'hai preparata quella gara? Perché immagino che per te era importante vincere in casa, no? Sì, è stata la prima vittoria e siamo andati a vedere il circuito la settimana prima e quindi avevo anche un po' visto la volata. E era bellina, mi piaceva. E poi prima di correre ho fatto anche qualche prova. Anche durante i giri poi vedevi un po' come la prendevano le altre. Quindi. Quindi hai preso le misure alle avversarie e hai battuto poi quella che indossava la maglia di questo famoso trofeo rosa, no? Adesso chi c'è al comando del trofeo rosa? Sempre Sempre Emma. Emma Vanuzzo, che però in quella settimana, in quella domenica, arrivò seconda dietro di te, proprio a rosa. Questa Emma che è veramente forte, è una ragazza brava, in un'intervista, siete tutte ragazze brave e io vi faccio complimenti a tutte perché siete giovani ma affrontate l'intervista e poi siete tutte ben preparate. Emma che è ancora la capo classifica non solo del Trofeo Rosa ma anche, e ci tengo a fare pubblicità, anche del sito ciclismo.info che ha un prestigio anche lui dove assegna dei punteggi a tutte le gare e per voi ragazze insomma è un po' un po'. Diciamo il lunedì la prima occhiata si va a dare a ciclismo.info e a Trofeo Rosa, come funziona? Sì, quando vuoi vedere un po' come sei messo in classifica, guardi. Poi molte volte in realtà mettono poi i punti anche dopo in settimana, quindi però. Ecco, cosa significa per voi essere in classifica, essere nelle prime, magari vedere che c'è una ragazza che si spera la settimana dopo di batterla per passare avanti in classifica? Raccontaci un po' questa emozione di vivere questi prestigi.
quando sei prima, seconda in quelle posizioni lì, cioè credi anche più in te stessa, magari sei più determinata perché vedi che sei la più forte, che stai riuscendo, insomma, a stare lì e quindi vuoi anche rimanerci, diciamo. Mentre quelle magari un po' più dietro vogliono arrivarci, quindi. Quindi ancora, anche perché sono classifiche nazionali, perché diciamolo, ai tempi mia c'erano le classifiche regionali del Super Prestigio, c'erano dei siti, dei giornali, ai tempi non c'erano siti, c'erano giornali che facevano queste classifiche e che anch'io, che tuttora io custodisco gelosamente perché mi ricordo, andavo a guardare, tant'è che io correvo per arrivare nei primi cinque. Il sesto posto per me sarebbe stato una legnata. E anche per te è così oppure siete più avanti voi? No, sì, poi anche perché fuori dai 5 non prendi neanche i punti, quindi. Poi Il punteggio, già secondo ricordiamolo, me. il punteggio è sempre il solito. 5 punti alla prima, 4, 3, 2 e 1. Chi arriva sesto rimane fuori e quindi rode, perde anche quel puntarello perché il puntarello smuove la classifica. La bellezza è che noi si faceva le classifiche regionali, oggi invece le classifiche sono nazionali, quindi è una bella iniziativa quella di sia del Trofeo Rosa, che ogni anno cresce sempre di più, che sia anche quella di ciclismo.info che è aggiornatissimo, tant'è che io vado a prendere i risultati da loro e ci tengo sempre anche a ringraziarli per il servizio che fanno, insomma, no? Quindi è un bel punto di riferimento per voi e già lì si delineano, però guardando avanti, hai mai pensato a quando sarai allieva, a quando sarai junior, come la vedi il futuro in bicicletta? Si spera di andare forte. E poi sì. Ma immagino che tu vada a scuola, no? Come tutte le ragazze della tua età. Ecco, speriamo che tu sia una brava velocista anche a scuola. Sì. Perché senza quello in bici dice si va meno forte. Quindi, ma cosa vorrei fare da grande, sia a livello professionale con gli studi, sia a livello di ciclismo? Cioè, ancora non so cosa voglio fare in realtà, però la bici mi piaceva come continuarla anche da grande. Quindi ciclismo e studio. Studio, hai già qualche mezza idea? Cos'è che ti piace di più? No, in realtà non lo so. Un po', cioè, alla fine un po' tutto, però. Qual è la materia che ti attira di più? Italiano. Quindi con l'italiano le porte si aprono, diciamo, un po' tutte, no? E poi si vedrà, insomma, andando avanti. Sì. Ecco, ma visto che sei un pochino riservata più che timida, diciamo che Sara è riservata, no? Quindi raccontaci un pochino di te, il carattere. Che carattere ha Sara? Sì, cioè, non parlo tanto con le persone che conosco così. Poi dopo se conosco meglio le persone non smetto mai di parlare, ad esempio. E poi appunto sono abbastanza riservata, quindi sì. È del segno del Capricorno, no? Cioè, ci credi nei segni zodiacali? Lo leggi l'oroscopo oppure proprio no, ti disinteressi? Ogni tanto, però non mi interessa molto. Bisogna pedalare, bisogna studiare e pedalare. Con Sì. l'oroscopo non si vince niente, no? E invece, quali sono, secondo te, i tuoi pregi e i tuoi difetti? Diciamone 3-3.
Per chi si avvicina a Sara, no? Per dire che ha 14-15 anni, fra poco no, perché ha 14 anni compiuti da poco, però ci saranno già dei ciclisti che ti ronzano intorno, penso, no? Allora, quali sono i lati positivi del tuo carattere e quelli negativi? Chi ti viene a corteggiare, cosa si deve aspettare? Niente. Perché, boh, non mi piace tanto parlare con le persone. Cioè, magari se le incontro così, sì, però preferisco stare anche da sola in realtà che in compagnia, quindi sto bene così. No, sta bene. Già ora a 14 anni mi viene a dire timidamente che sta bene anche sola. Vabbè, c'è tempo per cambiare idea, poi da cosa viene cosa, vedremo andando avanti. Anche, ma come le vedi tutte queste cicliste fidanzate con ciclisti? Secondo me ha senso perché almeno anche gli impegni più o meno sono quelli. Poi vanno in bici insieme così, però ok, buon per loro. Ecco, quindi secondo te potrebbe avere un senso proprio perché fate tutte e due lo stesso sport, conoscete, magari come mi diceva la Sambi, credo, che una volta alla settimana si allenava insieme, anche se lui corre in una squadra, il fidanzatino corre in una squadra diversa dalla sua, poi il giorno di rilassamento, di scarico, si fa insieme, poi il resto siamo avversari. Senti, Eh sì. com'è la tua settimana? La tua settimana tipo? Cioè, allora, vabbè, lunedì a volte vado in pista, poi martedì mi alleno con la squadra. Ma vai in pista? In quale pista vai? In pista, cioè, il velodromo. A Firenze? A Firenze. Poi vabbè, il martedì faccio con la squadra, il mercoledì vado con mio babbo, il giovedì sempre con la squadra, il venerdì a volte vado, a volte no, dipende. E poi il sabato faccio mezz'oretta, 40 minuti. La sgambatina, insomma. Ecco, noi si faceva la sgambatina perché ci aveva le pasticcerie preferite e si andava a fare una buffatella il sabato, no? Ma ancora è così oppure siete più serie voi? No, di solito no, però a volte magari vado a prendere il gelato, lo yogurt. Vabbè, ma non si potrebbe dire poi Biagini, Vabbè. se no Biagini ti telefona subito. Queste bombe non si possono dire. Sì, quindi insomma ti alleni. Ecco, a proposito di pista, una velocista, la volata lunga, è chiaro che va in pista, no? Com'è il rapporto con la pista? Che ne pensi? Ma insomma, diciamo che preferisco la strada. Come mai? Qual è il motivo di questa dichiarazione? Cioè, non mi ha mai attirato più di tanto. Poi quando vado in pista, secondo me, non mi allena tantissimo. Alla fine faccio qualche giro così, però è tutto diverso dalla strada, diciamo. Quindi L'importante è prenderci confidenza, no? sì. Quindi la bicicletta a pista è diversa, non c'è freni, c'è il rocchetto fisso, però intanto si incomincia a prendersi. Poi già da lieve incominciano ad arrivare le convocazioni per vedere i risultati per la nazionale, quindi. Infatti la pista è importante anche se si vuole continuare perché poi alla fine convocano quelle che vanno sia su strada che su pista, quindi Ecco, ma te sei una, se
Sei favorevole alla multidisciplinarietà, come fanno tante ragazze, oppure no? Come la pensi? Secondo me è utile, però io preferisco fare solo una cosa. No, questa è bella. Dice, per me è utile a quell'altra. Io preferisco fare solo la strada. Esatto. E cosa fai quando smetti, quando finisce la stagione? Cioè, dunque, la scorsa facevo tipo piscina. C'è ancora qualche problemetto di connessione, però insomma, ho sentito che fa piscina, insomma si svaga un po', si rilassa la mente perché si firma impegnativo. E poi cosa fai? Quindi fai un po' questo riposo attivo, ti diverti, ti tieni in forma, però cosa fai? Vai in palestra, fai un po' di preparazione. Sì, vado un po' in palestra, però diciamo che l'inverno è più il periodo di riposo. Bisboccia, proprio. Sì. Bisboccia. Quando si risale poi in bici per iniziare la preparazione in bicicletta? Di solito verso gennaio, tipo. Quindi l'appuntamento per tutti è sempre quello. Primi di gennaio si riparte. Ti alleni con le nuove metodologie, c'è cioè il cardiofrequenzimetro, ai tempi miei e io lo farei fare, se tu fossi una bicicletta, te lo farei fare ancora, un po' di rocchetto fisso anche su strada. Insomma, com'è? Qual è la mentalità tua che ti sei creata in questi anni? Boh, io mi alleno con i rapporti normali, cerco di stare agile di solito. E però, tipo, gli anni scorsi alle allieve faceva fare con la bici da pista qualche allenamento nel circuito chiuso. Quest'anno no, magari il prossimo anno forse, però di solito no. Quindi è sempre considerato un buon allenamento. Poi voi avete questa fortuna di avere il circuito chiuso, quindi non c'è il problema delle macchine e un po' di fisso. Va Un bene. po' di fisso fa bene. Questo mi fa piacere perché proprio ieri sono stato invitato dall'amico Alfredo Luddi, direttore sportivo della 00 Team. Alfredo Luddi faceva ciclista, poi quando io correvo faceva già il direttore sportivo, si parlava insomma di tante cose e si parlava che sarebbe opportuno non dimenticarsi della cultura che il ciclismo ci ha insegnato. Ecco, quando parli col tuo babbo, cosa ti racconta, cosa ti trasmette di quando correva lui, o anche prima che corresse lui, cos'è che ti ha insegnato? Cos'è che ti è rimasto impresso? Cioè, mi diceva che quando correva lui c'erano anche più avversari, più corridori, anche più forti rispetto magari adesso. Poi, vabbè, i maschi ora è diverso rispetto a noi, però diceva che insomma le gare erano anche più combattute e quindi. Insomma, ecco, si ti riporta un pochino quelle che sono state le tue esperienze e te come le prendi quando qualcuno ti racconta ai tempi miei, no? Perché i giovani, dice, ma chi se ne frega dei tempi tuoi? Io penso a mia, no? Sì, boh, non mi raccontano tanto in realtà, però. Non ti racconta tanto, magari conosce la figlia, dice, sarà meglio pesare le parole perché se... E poi insomma, chi andava più forte, te o tuo babbo? No, io, perché lui dice che ha detto che non andava tanto. Però è stato bravo a fare una Quindi. figlia che vince. Sarà Sì, poi merito della vabbè, mamma sempre allora. dice. No, no. Senti, ma la Però. famiglia, a parte il babbo che è appassionato di ciclismo, ma la mamma come la pensa che te fai la ciclista? La mamma ormai l'ha accettato.
Però è contenta per me comunque, perché do soddisfazione comunque, quindi sì. Però insomma, mi fa capire che anche no. È un po' pericolosa, ha paura. Vabbè, sì. ma quello succedeva a tutte le famiglie, ai genitori, hanno sempre paura, anche babbi, tutti, insomma, no? Che ci sia sempre una caduta o che purtroppo. Senti, ma per finire, sei una ragazza golosa, qual è il tuo piatto preferito? Cosa. Uno che ti, un ragazzino che ti invita a cena, cosa ti dovrebbe far trovare sul piatto per far colpa su Mangio di te? un po' tutta alla fine, però vabbè, la pizza ci sta. Ecco, quindi sei una pizzaiola. Sì. Ecco, ma sei una pizzaiola solo per mangiarla o sei o potresti diventare anche una brava cuoca? Diciamo che prima la facevo anche, ora un po' meno però. Vabbè, insomma, quindi insomma, diciamo che ci sono tutte le basi per avere una ragazza completa andando avanti, studio, ciclismo. Insomma, con tutte le passioni e hobby, io ti ringrazio Sara per aver accettato, nonostante la tua riservatezza, questa intervista. Avremo fatto contente anche le tue avversarie perché ho intervistato loro, qualche gomitata l'ho data a loro, qualche gomitata l'ho data a te. E la prossima intervista, salvo, sarà con la Bulegato, che l'ho definita Pendolino Bulegato, allieva, che anche questa va come un treno, insomma, tutte ragazze brave, tutte ragazze forti. Io ti ringrazio, ti do la buonanotte, ringrazio te, la tua famiglia, la società, e alla prossima, l'anno prossimo faremo un aggiornamento. Ok. Ciao Sara, una buonanotte a tutti, a chi ci ha seguito. E a mercoledì prossimo con la prossima intervista. Buonanotte.